Ciao Pino, sono Filippo d'Arezzo. Volevo dirti che secondo me sei un cretino, perché dici di dover lasciare spazio a giovani quando tu sei su Rock TV da secoli. Quindi cavati via e giudica te stesso prima di giudicare gli altri. Pezzo di merda, prima ci tengo a dire che io non prendo un euro per stare qua. E secondo me, sai perché io ci sono rimasto? Perché non c'è nessuno che c'ha le palle di dire le cose come stanno, coglione. Io mi sento in dovere di stare qua, perché anche nell'ambiente artistico che io frequento da 30 anni sono tutti lì che si leccano i coglioni, hai capito? Che si leccano tutti quelli che fanno i rocker, che parlano di rock, hai capito? Si devono sciacquare la bocca prima di parlare di rock. Ho visto Francesco Renga lì al treno dei desideri, hai capito? Mi dicevano prima che hanno visto il cantante dei Rhapsody lì al milionario lì, da come si chiama quell'altro lì che fa, quell'altro lì, come si chiama? Sulla Rai lì che fa il programma dei milionari lì, cantante dei Rhapsody. Cioè, capito? Il rock è un'altra cosa, il rock è una cosa che c'è nell'anima e nelle palle. E io mi sento in dovere di stare qua e tu sei solo un povero coglione. E basta. Guardati Pippo Baudo e Maurizio Costanzo, vai.